Allora, eccoci di nuovo in studio, meglio, abbiamo lasciato, ci siamo lasciati ovviamente che stavamo parlando appunto del Tolfa, andiamo a parlare invece del Santa Marinella che ieri certamente non ha disputato una delle sue migliori partite, no? Cioè un po' tutti quanti sono un po' meravigliati di questo atteggiamento, secondo il mio punto di vista, da fine stagione della squadra di Gabriele Dominici, dopo quel bel successo ottenuto domenica scorsa sul Macarese con un'ottima prestazione. Di Mercoledì, eh? mercoledì, esatto, con un'ottima prestazione e con un successo che gli ha consentito di ottenere la matematica Salvezza. salvezza. Ieri invece, non lo so, forse il sole, forse il fatto che ormai siamo giunti a conclusione, non ci ha fatto vedere il meglio di se stessa. Beh, sicuramente ieri i giocatori del Santa Marinella già erano in vacanza perché secondo me non sono proprio scesi in campo praticamente. Hanno giocato una pessima partita. E il Casalotte ne ha giustamente approfittato per portarsi a casa questi 3 punti che gli fanno comodo, appunto vedendo la classifica che li vede impelagati nella lotta per la salvezza. Sì, ecco, diciamo che forse gli si è messo subito bene al Casalotti perché nell'arco di 17 minuti è riuscita a fare due Eurogol bellissimi a cui il giovane portiere 94 Nardini non l'ha potuto, no? C'è questo tiro da 30 metri che si è insaccato nell'angolino più lontano della porta santamarinellese e poi 7 minuti dopo, questo è il decimo, 7 minuti dopo un altro tiro da lunga distanza e un altro bellissimo gol, diciamo, a scendere, no? Gol a scendere con la palla a scendere che sicuramente ha sorpreso il portiere santamarinellese. E Sì, poi lì si è chiusa la partita praticamente. praticamente in poco più di un quarto d'ora l'incontro era già finito con questi due gran tiri da distanza di Abbondanza e di Pennazzi che hanno realizzato, specialmente Abbondanza ha realizzato un gol veramente splendido da oltre 30 metri, questo gran botte che si è infilata sotto la traversa quasi all'incrocio dei pali. Poi è venuto quest'altro il raddoppio. Per merito di Pennazzi, che anche lui da circa 30 metri ha lasciato partire questo gran destro, che si è infilato a mezza altezza all'angolino sinistro della porta difesa dal giovane Nardini, che in questa occasione forse un po' di qualche responsabilità ce l'ha. Comunque, come dicevo prima, il Santa Marinella ieri non è praticamente esistito e ha fatto veramente una magra figura nell'ultima esibizione davanti ai propri tifosi. E domenica Sì, prossima c'è l'incontro con il Falasche, se non sbaglio, è che è anche quella, diciamo. una partita che non ha nessun valore perché sono due squadre che occupano praticamente la stessa posizione, hanno gli stessi punti, 46, e sarà una partita probabilmente di fine stagione dove, con due squadre che praticamente non hanno motivazioni, non hanno stimoli particolari. Ovviamente sì, parliamo invece della compagnia portuale che ha pareggiato sul campo Monte spaccato. della diretta rivale per il secondo posto Montespaccato e ha conquistato matematicamente il diritto all'accesso ai playoff. Sì, è stata una partita. Praticamente la squadra di Marco Galli voleva un punto per avere la certezza matematica del secondo posto e un punto l'ha ottenuto al termine della partita che, da quanto ne sappiamo, non è stata particolarmente brillante e quindi è un pareggio che ci sta tutto. Indubbiamente sì, ecco, diciamo che in effetti poi per la compagnia portuale adesso si presenta un dopo campionato interessantissimo perché lì dovrà dimostrare effettivamente, levando il Cerveteri, se veramente è lei la miglior seconda dei gironi di promozione. Sì, e poi dovrebbe incontrare ancora il condizionale d'obbligo perché nel girone B la situazione ancora non è del tutto Chiara. chiara. Dovrebbe incontrare la Sorienese che è una squadra molto attrezzata, è una vera corazzata, è un giocatore di grande spessore come Betts, come Jannotti, Pirillo, Merelli, quindi è una formazione veramente di alto livello. E È penso gara che unica o andata e ritorno? sì, dovrebbe essere, se non sbaglio, andata e ritorno, e poi però successivamente quando si andranno a giocare poi le semifinali, le finali, dovrebbe essere gara unica, però non ci mette la mano sul fuoco.
Comunque ti dicevo che sarà uno scontro veramente duro per la formazione di Marco Cali se dovesse incontrare la Sorianese, o in secondo ordine potrebbe capitare il Grifone Monteverde, mentre la Castrense in quel giorno ha già vinto il campionato matematicamente, e comunque penso che al 90% gli toccherà la Sorianese. Indubbiamente sì. Allora, invece parliamo con l'allenatore che ha vinto il campionato e parliamo di Marco Lupo Ferretti che è riuscito ovviamente in una grande, grandissima impresa secondo il mio punto di vista, perché un Cervedri che veniva da uno spareggio perso per la retrocessione È e stato ripescato. ripescato e allestire una squadra che potesse ambire a fare qualcosa di positivo, mi sembra, perché all'inizio di questo si parlava e non è stato facile. Poi però ci si è resi conto che questa squadra non era messa lì solamente per ottenere qualche risultato importante, la salvezza, qui si è arrivati addirittura alla promozione e al campionato di eccellenza. Caro Ferretti, com'è successa questa storia? Buonasera Buonasera a tutti, anche ciao a Marco, te, sì. ciao, ciao, ciao. Niente, è successo che ci siamo resi conto, diciamo, strada facendo, che potevamo avere una buona squadra e potevamo ambire qualcosa di importante. Anche se sappiamo che, anzi, all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, diciamo, difficoltà parlo sempre di gestione gruppo, gestione per conoscere meglio i giocatori. Poi dopo la sconfitta alla quinta contro l'Ostia Antica, la squadra ha proprio cambiato marcia, ha cambiato mentalità, ha cambiato marcia. Poi siamo andati in testa, se non sbaglio, l'undicesima, la decima, da lì non siamo più scesi. Ecco Marco, tu precedentemente ci avevi detto che mi senti? Sì, sto qui. Ci avevi detto che avevi una buona squadra, ma che non era, almeno all'inizio, non era attrezzata per vincere il campionato. Poi invece i fatti, diciamo, ti hanno dato un po' torto e quindi la tua squadra si è dimostrata, diciamo, nettamente superiore a tutte le altre. Sì, ma ripeto, l'obiettivo, già ho detto e ridetto, l'obiettivo nostro, quello che mi ha detto pure Gian Piero in apertura, erano altri gli obiettivi. La squadra veniva da uno spareggio, veniva da una retrocessione ripescata, Sì. sapevo e ripeto di avere una buona squadra, ma di fare un campionato così in testa, di, diciamo, proprio dominarlo, nessuno se l'aspettava. Doveva essere l'obiettivo, che avevo buoni giocatori, ci mancherebbe. Certo. Però l'obiettivo non era quello lì all'inizio, già partiti con degli obiettivi principali, proviamo a vincere il campionato. No, no, quello assolutamente no. Ma non è presunzione per dire che sono stato bravo, eccetera, assolutamente no. Però è stato così. Poi Beh, un si po' è dei incastrato un po' meriti. di tutto, perché per vincere il campionato, un po' di Sì, ci fortuna, un po' vogliono di tanti questo, un po' di fattori, quell'altro ci certo. vuole, però l'obiettivo iniziale non era quello lì. Allora Marco, senza togliere meriti agli altri, non ritieni che, diciamo, il 50% del merito di questo successo sia da addebitare ai tuoi due attaccanti, cioè a Virli e a Bentivoglio che messi insieme hanno realizzato un po' il 70%, mi sembra, dei gol realizzati Una dalla tua quarantina squadra? di gol circa. No, ma no, no, non tolgo niente a nessuno assolutamente. Scusa, non do meriti soltanto a loro, mi sono espresso male, scusate. Certo, no, Sì, abbiamo sì, capito, abbiamo sì. capito. Tutti quanti, perché ho avuto Di Chiara, ha fatto 16 gol, ho avuto Speziale, ha fatto 4 gol, Paraschi ne ha fatti 7, diciamo il merito un po' di tutti quanti. Loro sicuramente sono giocatori di categoria superiore, l'hanno dimostrato, non è soltanto quest'anno. Però se devo fare dei complimenti li faccio a tutto il gruppo. Senti Marco, c'è stato un momento in cui hai temuto di non farcela a vincere il campionato? Ma di non farcela, non lo so sinceramente, dentro di me la positività c'è sempre stata, diciamo, detto come ripeto, da quando siamo andati in testa ho sempre capito che la squadra ce la poteva fare. Sì. Abbiamo avuto anche noi dei momenti di difficoltà, come voi sapete, ecco, a Monte Spaccato abbiamo preso Sì. una bella botta che Barossa. sicuramente ci ha fatto cadere Beh. quella domenica e rialzare subito la domenica dopo. Però proprio di non farcela, sono sincero, no, perché
abbiamo quasi sempre meritato, quasi sempre dominato la partita, il campionato, diciamo, in toto. Allora, so che questa settimana, mi sembra, o la prossima, non me lo ricordo, sono stati organizzati dei grossi festeggiamenti a Cerveteri. L'abbiamo già visti in campo l'altra settimana, in quel successo che avete ottenuto, che vi ha consentito ovviamente di vincere il campionato matematicamente. Insomma, come ti aspetti che possa rispondere la città a questa bella vittoria? Ma spero che ci sia tanta gente, diciamo. Spero che anche l'anno prossimo ci siano in molti, anche se quest'anno, diciamo, tanti tanti non ho visto di gente allo stadio. La gente si è vista quando abbiamo fatto due o tre partite importanti. Però sicuramente piano piano ci si è riavvicinati, diciamo, dall'inizio fino alle ultime partite, diciamo, il numero è sempre aumentato. Senti Marco, sappiamo che già sei stato riconfermato per la prossima stagione. Ecco, sai già, oppure penso ancora che ti dovrai incontrare col presidente, con i dirigenti per la prossima stagione. E pensi che Cerveteri sarà? Sarà un Cerveteri competitivo o un Cerveteri, cioè, che dovrà lottare per non retrocedere? Allora, confermato sì, è vero, mi devo incontrare col Presidente, diciamo, ci mettiamo seduti e valutiamo un po' tutta la situazione. Diciamo, l'obiettivo, speriamo, ecco, sarà proprio parlare sempre con lui, perché poi alla fine, diciamo, sul budget e tutto il resto decide lui. Speriamo di fare un Cerveteri, non dico straripante, ma un Cerveteri che possa ottenere una salvezza tranquilla, Tranquillo. diciamo, a fare un campionato tranquillo di assestamento e Sì. poi vedere, diciamo, quello che viene durante la stagione. Perché poi ci sono, diciamo, ci sono anche i problemi per quanto riguarda i giovani, perché in eccellenza ci dovranno essere quattro giovani, uno del 93, 94, 95 e 96, quindi sarà un Sì. problema in più, insomma. Quello sì, è vero. Quello bisogna prenderne tanti, tanti, perché sicuramente quattro andranno in campo, minimo quattro in panchina, di Certo. conseguenza averne anche qualcun altro in caso di qualche infortunio o via discorrendo. Penso che gli acquisti dei giovani dovranno essere una cosa determinante, ma non soltanto per noi, penso per tutte le altre squadre. Diciamo che i giovani in queste categorie che sono bravi fanno la differenza. Ok, Marco, ti ringraziamo del tuo intervento, naturalmente in bocca al lupo per questo successo e Senti. auguriamoci che vada bene nella prossima stagione, visto che incontrerai il Ladisponi in quello che viene Parecchi definito derby il sarà. derby del Tirreno. Ci saranno sicuramente da divertirsi. Grazie mille, buona serata a tutti, Ciao grazie, Marco, grazie, altrettanto a grazie, te. grazie, No, in bocca al Filippo, lupo. grazie. Allora, subito per quello che riguarda la prima categoria, risultati e classifiche, perché qui abbiamo il collegamento telefonico con l'allenatore del Santa Severa Nello Savino. Prego le regie di mandare in sovraimpressione i risultati. Eccoli qua: Rione Ardea, Città di Pomezia 1-0, Borgo Massimina, Tor De Cenci 2-1, Cere, Santa Severa 1-4, Dragona, Ranova 2-2, Pomezia, Real Marconi 2-2, Pascoscuro, Centrogiano 0-2, Unipomezia, Team Nova Florida 2-0, Virtus Ladispoli a Lumiere 2-1. Vediamo la classifica. In testa dovrebbe aver conservato la sua posizione la formazione dell'Unipomezia, che ha 77 punti, Santa Severa 55, Dragona 49, Aranova 45, Virtus Ladispoli 31, Centrogiano C'è qualcosa che 29, non va. Sì. Borgo Massimina, sì, credo che sia la classifica, la posizione di vertice, sì, 25, Real Marconi 21, e poi vediamo che c'è una classifica non particolarmente chiara. Noi a meglio non facciamo altro che commentare la parte sinistra di questa classifica, che è quella, diciamo, quasi più giusta. Però credo di aver capito che l'Unipomezia 77 e Nuova Florida Manca Nuova 60, Florida, sì, che è 65, 65. poi c'è l'Aeron Ardea 60, no, il 76 era 55 e 65. l'Aeron Ardea 50. E noi a Sì. meglio, io volevo discutere proprio su questo, al di là delle due prime in classifica. Proprio Santa Severa 55 e Aeron Ardea 50. Se non sbaglio, ci sono ancora due partite e uno scontro diretto tra queste due formazioni. Sì, beh, Santa Severa con la vittoria ottenuta ieri sul campo del Cere, una vittoria nettissima.
4-1 il risultato finale, ha messo una seria ipoteca per la conquista del terzo posto, il terzo posto che potrebbe, condizionale d'obbligo, consentire alla formazione tirrenica di salire di categoria. Certo, non è sicuramente una cosa automatica, non sarà facile, però la speranza c'è. Ecco, dicevo che ieri ha vinto nettamente sul campo del Cere, grazie a una doppietta del ritrovato Fiorucci, di cui una sul rigore, poi un gol del sempre valido Pagliarini, che invecchia, ma la Non classe, tramonta dice, mai, non eh? tramonta mai, la classe non è acqua, e poi un gol, anche un altro ancora sul rigore di De Angelis, quindi un Santa Sera che con 5 punti di vantaggio sull'Aironerdea, dicevo, ha messo una serie ipoteche, proprio domenica ci sarà questo scontro diretto appunto con questa formazione, quindi a Santa Sera penso basterà un punto anche domenica per ottenere la sicurezza del terzo posto. Se non sbaglio, meglio dovrebbero essere rimaste due partite, vero, in questo Sì, mancano due campionato. partite, ma chiaramente E c'è ancora avendo un'altra partita però il Santa Sera con il Bracciano, vero? con il Dragona. Quindi però basta che domenica vinca, pareggi, basta un pareggio per ottenere la certezza del terzo posto. Vediamo se abbiamo, non c'è il collegamento con Nello Savino, per cui andiamo avanti, Amelio, e parliamo un po' di questo derby tra Virtus e la Dispoli a Lumiere. Sarà giudicato il primo con il punteggio di 2-1 e sappiamo come sono andate le cose in campo, insomma. Ma è stata una vittoria così di misura della formazione di Stuccilli, che ha regolato con minimo scorta la formazione di Brunori. Sono due squadre che sono ormai salve da diverso tempo e quindi non hanno praticamente più niente da dire a questo campionato. La Virtus La Dispoli con questa vittoria ha sorpassato in classifica proprio la Lumiere. La Virtus La Dispoli a quota 31, la Lumiere a 30. Ma anche per entrambe le squadre non ci sono più problemi di classifica e quindi si trascinano, diciamo, senza particolari motivazioni verso il finale di campionato. Bene, lasciamo la prima e veniamo alla seconda categoria. Vediamo anche qui i risultati di ieri. Vi ricordo che ieri la Santa Marinellese riposava, per cui ne hanno approfittato le squadre inseguitrici. Sapete che la Santa Marinellese è al secondo posto in classifica dietro l'Anguillara. Allora, Le Fornaci Garbatella 1-0, Anguillara Ostiense 3-0, Palidoro e Oltrefontane 2-4. Pian Due Torri, Leonina Sport 2-0, Real Boccea, Atletico Casalotti 3-0, Virtus Vigneanove, San Pio X 1-2, Visbracciano Cerveteri 2-0. Diamo un'occhiata quindi alla classifica che vede l'Anguillara a 64, Santa Marinellese a riposato, lo dicevo, a 58, poi c'è Pian Due Torri a 54, San Pio X Casalotti 44, Garbatella 42, Le Fornaci 40. Virtus e Vigneanove 37, Oltrefontane 36, Leonina 20, e Real Boccea 24, Bracciano 23, Ostiense 22, Palidoro 16, chiude il Cerveteri e diamo 34 con 13, meglio. E vabbè, lasciamo perdere l'Anguillara ovviamente perché ormai ha già vinto il campionato. Nettamente. Sì, esattamente. C'è stata questa battaglia per il secondo posto tra la Santa Marinellese e il Pian Due Torri. Sì, la Santa Marinellese ieri, come detto, è riposato, però diciamo il Pian Due Torri ha 4 lunghezze di ritardo dalla formazione di Antonio Concetti, la formazione di Antonio Concetti E che anche qui mancano due partite alla mancano due fine. partite, ma domenica prossima affronterà in casa la Vis Bracciano, che è quart'ultima, e quindi penso che per la formazione Santa Marinellese non ci dovrebbero essere grossi problemi a battere questa formazione e a ottenere la matematica certezza della conquista del secondo Che posto. consente il Al ripescaggio? 90% Punto. consente il ripescaggio nella categoria superiore. E questo sarebbe un bel successo, no, per la squadra dei Concetti dopo la retrocessione della passata stagione. Certo, dopo la retrocessione amara della passata stagione,
trasformazione di concetti, tornerebbe subito in campionato di prima categoria, che meriterebbe per quello che ha fatto durante tutto questo campionato, e che poi diciamo, sta a 6 punti da una corazzata come la Pro Anguillara, che ha letteralmente dominato questo campionato e comunque è rimasta sempre in scia di questa formazione veramente forte del lago. Per quello che riguarda le altre formazioni, sempre decimo 44 e un quarto posto, Eh sì, direi da positivo, San Pio pure ha disputato un ottimo campionato. Ieri, anche ieri è andato a vincere in trasferta sul campo del Virtus Vigne Nuove e quindi ha raggiunto questo quarto posto che è veramente una spinta per fare sempre meglio. E quindi per il prossimo anno la San Pio potrebbe con qualche innesto ambire a disputare un campionato di altissima classifica. Per quanto riguarda la Lumiere, abbiamo già detto, insomma, una stagione non certamente positiva, insomma, questa è una squadra un po'. Non parlavo chiaramente della Lumiere, parlavo ovviamente delle altre formazioni del nostro comprensorio, e intendevo dire Il soprattutto DM84 Cervere, esattamente quella. che vabbè, hanno fatto una squadra veramente così per divertirsi, e poi alla fine, insomma, questa situazione l'ha pagata a caro prezzo, perché la DM84 Cervere retrocede nel campionato di terza categoria, è ultima con soli 13 punti totalizzati, in virtù di ben 17 sconfitte e soltanto 2 vittorie e 7 pareggi, quindi un ruolino di marcia la dice lunga su quanto ha fatto questa formazione, sul valore, diciamo, mediocre di questa squadra. Oh, ecco, ritornando un pochettino alla Santa Marinellese, perché è quello che ci interessa, io quello che volevo dirti è il fatto appunto che in questa società in 2 anni è cambiato moltissimo e si è rinforzato ulteriormente, sono arrivati dei bravi giocatori, non dimentichiamoci che Fiani, per esempio, che è un attaccante, quest'anno ha realizzato moltissimi gol, avrebbe fatto sicuramente bella figura anche nel campionato di promozione. Ecco, non pensi che salendo di categoria e quindi salendo anche il livello tecnico delle squadre, proprio questa formazione possa trovarsi meglio rispetto che in questo campionato? Ma diciamo, questi campionati sono campionati più adatti, diciamo, a giocatori agonisticamente forti, perché un giocatore tecnico in queste categorie non credo che ci si trovi molto bene. Ecco, Siani è stata un po' un'eccezione che conferma la regola, perché un giocatore che proveniva dal Santa Marinella aveva disputato l'anno scorso anche qualche partita nel campionato di promozione, quindi è sceso praticamente di 2 categorie, ma ha fatto la differenza, perché come ce lo ricordava proprio ieri il suo allenatore Antonio Concetti, ha disputato una stagione veramente di alto livello e ha realizzato anche diversi gol, sicuramente in doppia cifra. E quindi è un giocatore che potrebbe anche in categorie, sicuramente in categorie superiori, potrebbe fare ancora meglio di quello che ha fatto quest'anno. Indubbiamente sì, e diciamo che in effetti poi loro hanno la possibilità di pescare anche nella prima squadra del Santa Marinella, no? Perché sono la stessa società, quindi in pratica possono anche farlo perché sono gli stessi tesserati. E avrebbero sempre l'opportunità, pescando anche tra gli juniores, di trovare giocatori tecnicamente validi per tenere questa squadra sempre a un certo livello. Sì, sicuramente, c'è questo scambio, diciamo, questo rapporto, perché scambio, un rapporto di collaborazione col Santa Marinella Calcio, e il Santa Marinella Calcio volentieri dà a questi ragazzi giovani che escono appunto dalla juniores e che non trovano spazio nella prima squadra, ecco, il Santa Marinella Calcio dà volentieri questi giovani alla formazione, alla Santa Marinellese, e dando loro l'opportunità di disputare campionati, un campionato anche di prima, di seconda categoria,
dove possono, come si dice, farsi le ossa e poi magari poi ritornare anche a giocare nella formazione maggiore del Santa Marinella. Indubbiamente sì. Ecco, per quello che riguarda meglio questo grosso obiettivo di raggiungere il secondo posto e quindi l'eventuale ripescaggio, ma come dicevi appunto te, al 90% sembra che ci sia, sarà una gran battaglia, no? Come dicevamo prima con questo Pian Due Torri, perché è sfortunata la Santa Marinellese che si è trovata nelle ultime 3 domeniche a dover riposare, a dover giocare contro una delle pericolanti. E poi a ritrovarsi l'ultima giornata proprio contro la diretta rivale. E ci vuole tutto come si può dire, l'impegno e soprattutto la concentrazione di questa squadra per riuscire a superare quantomeno la partita di domenica è fondamentale, no? La Certo. partita di domenica è fondamentalissima, cioè nel senso che in caso di vittoria, in caso di successo, avrebbe l'opportunità di andare a giocarsi l'ultima partita anche con la formazione dei ragazzini, no? Certo. Perché i 4 punti di vantaggio rimarrebbero. Ma certo, un pareggio sarebbe, con quella squadra sarebbe un dramma, perché qualora il Pian Due Torri dovesse vincere andrebbe a quota 57, la Santa Marinellese sarebbe a 59. Dovrebbe comunque, sì, potrebbe pure accontentarsi del pareggio, però poi quando si gioca su quel campo, giocherà su un È un campo campo particolarmente caldo, infuocato, no? sì, direi molto, molto infuocato il campo del Pian Due Torri, quindi la Santa Marinellese deve assolutamente battere domenica prossima in casa, peraltro la Vis Bracciano, e penso che ne abbia tutte le possibilità, perché poi andare a giocare sul campo del Pian Due Torri non sarà facile, mentre andandoci già con la I 4 punti di vantaggio, certezza certo. acquisita del secondo posto, da quel punto diventa tutto più facile, quindi per la Santa Marinellese andare a giocare sul Pian Due Torri poi non ci sarebbero più assolutamente problemi. Indubbiamente sì, comunque quella di domenica è una partita fondamentale. E riteniamo che a seconda come si metteranno le cose, meglio noi saremo presenti su quel campo per quell'incontro, perché diciamo fin da adesso, domenica prossima non saremo sul campo del Falasche, no? Per quella partita, e quindi seguiremo la Santa Marinellese. Ecco, per quello che riguarda, e poi chiudiamo ovviamente il discorso della seconda categoria. Non ritieni appunto che giocare così per la Santa Marinellese su quel campo in terra non la penalizzi dal punto di vista tecnico? Ma sì, probabilmente sì, però diciamo la Santa Marinellese, perché la Santa Marinellese ha giocatori, oltre a Siani, anche altri giocatori molto validi tecnicamente, come ad esempio Barbazza, un giocatore molto bravo appunto dal punto di vista della qualità. Il campo di Santa Marinella è un campo, diciamo, ridotto veramente male. E ora tutti si augurano che con l'avvento della nuova amministrazione si possa riuscire a fare qualcosa per migliorare lo stato di tutti gli impianti di Santa Marinella, che fino a qualche anno fa erano un vanto per la cittadina e adesso veramente Versano in gravi sono condizioni. ridotti Eh? veramente ai minimi termini. Benissimo, a posto così, ritorniamo in studio. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Parleremo dell'ultima giornata di campionato e ovviamente, calcolando appunto per quello riguarda le promozioni, tutte le cose sono già fatte, tutti i giochi sono fatti. Parleremo ovviamente molto di questi playout, della possibilità di chi va a fare i playout e chi invece retrocede direttamente. Per cui lunedì prossimo ci avremo una trasmissione molto interessante con nuovi interventi telefonici, ovviamente anche immagini filmate. Quindi con questo è tutto per quello che riguarda questa sera. Grazie dell'ascolto e a risentirci a lunedì prossimo. Buonasera.